Le parole non è che ormai non le usano nei comunicati ufficiali, perché stanno procedendo a fare una, a creare una mutazione nel nostro DNA seria, profonda. Ci fanno, con la scusa di andare avanti, ci fanno tornare indietro. Ma a me non mi spaventa questo, mi fa ridere, perché io ho 66 anni compiuti da 5 giorni e mi diverto, perché a me non mi fottono, la verità è che non mi fottono. Purtroppo penso che riescano a fottere della gente di 15 anni, 16 anni, se non hanno delle persone che, pagando per conto proprio, gli garantiscono di fargli capire che la vita non è solo quella che gli fa vedere la televisione, ma la vita sono più di milioni di anni che è un vento che spiola. Ha una serie di istituzioni che sono quasi diaboliche, come spesso fa la televisione, e i vari programmi di Amici, X Factor, Bim Bum Bam, Zn, Trum, Ching, tutte grandissime prese in giro, che anche loro però hanno un significato per darci una misura di quello che è il respiro del mondo oggi. Certo che non è un respiro di un popolo, il popolo è sottostante, è subalterno, siamo costretti a vederli, perché è una, per quanto sia finta, è sempre una luce, quindi il televisore. Sapete, anche i nostri antenati ce l'avevo il televisore, solo che si chiamava caminetto. E allora finito si mettevano lì, si scaldavano e poi ragionavano loro, non il fuoco. E invece oggi la televisione ragiona lei e noi siamo solamente degli spettatori veramente costretti, succubi, in qualche modo schiantati contro una parete, una poltrona, e benedetto le volte che ci addormentiamo, perché così il sonno ci rende immuni da una specie di castigo nucleare che è una gestione della comunicazione oggi che non passa più attraverso il popolo. Cioè prende la reazione del peggio del popolo. Il mio non è un discorso conservatore, assolutamente, è proprio, credo che dobbiamo fare i conti col mondo che c'è, ma dobbiamo anche metterci in condizioni che siamo in grado di combatterlo nei suoi momenti negativi. Non dobbiamo essere subalterni, né succubi, né destinatari di messaggi che a volte è meglio non ricevere. Questo non significa che bisogna spegnere la televisione o le radio, bisogna avere quel minimo di lucidità per capire questo è fatto per me, questo è costruito da me o da quelli come me, e invece questo è fatto dai miei nemici. Questo è un distinguo che ogni scuola deve mettersi in condizione di insegnare, soprattutto ai più giovani, di non cadere nella trappola per volpi stupide e cieche, come a volte siamo noi, e di conservare quel minimo o quel massimo di autonomia che ci consenta di giudicare o di pensare ai giorni che verranno come qualcosa di serio, non una buffonata. Concepire i giovani oggi senza la loro naturale tendenza a essere anche un fenomeno giustamente eversivo, cioè eversivo nel senso buono della parola. Cioè il giovane perché deve essere un giovane quieto, perché deve essere un giovane ben pensante, perché deve essere un giovane rincoglionito? Allora, se non lo è di natura, per farlo esattamente come vuole lui, diciamo il potere, è una parola che non si usa quasi più, ma il potere per farlo così ha bisogno di stordirlo. Perché lo vuole stordire? Perché non vuole più un fenomeno reattivo, perché è abituato a considerare dei giovani, oltre la retorica che usa spesso quando parla dei giovani, come un elemento da legargli le ali. Allora ai giovani è proibito fare un sogno serio, insomma gli è proibito di volare, ecco perché la chimica, ecco perché le pastiglie nelle discoteche, ecco perché l'ubriacamento, insomma i giovani non devono pensare, perché in qualche modo siano veramente schiavi fin dall'inizio. Allora gli danno questa sorta di specchio per specchiarsi e gli danno le pillole per vedersi belli, naturali, invece non si vedono con i denti già cariati, con la lingua fuori dalla bocca per sete non soddisfatta. Noi, devo dire, abbiamo vissuto una società peggiore di questa dal punto di vista del comfort. Poi non parliamo qua in Sardegna, dove veramente il tempo si è fermato, ma io dico meravigliosamente si è fermato, non solo purtroppo, poi ci sono dei momenti anche che purtroppo. Però in realtà l'integrità del giovane è un ossimoro, cioè il giovane non deve essere integro,
i giovani integri li voleva il nazismo, quando voleva fare una generazione di belli alti biondi, che sono esattamente il contrario di me. E allora non dobbiamo essere tutti uguali, non dobbiamo avere gli stessi miti, non dobbiamo avere gli stessi sogni, non dobbiamo avere neanche lo stesso aspetto estetico. Noi siamo invasi dalla pubblicità, ma la vera ragione non è solamente il commercio, ma perché il potere sogna di avere esseri umani tutti uguali, che siano facili quando si mettono dentro a una scatola, che siano facili da mettere dentro l'armadio, ma dentro un armadio e dentro una scatola se non si respira male. Però in realtà loro dovrebbero ricordarsi che 10 anni fa c'era una canzone che io feci, che si chiamava Canzone, che vendette 1,5 milioni di copie, record di vendita. In realtà è la canzone tutto sommato meno rappresentativa del mio modo di scrivere, perché è una canzone bella, allegra, semplice, come la voleva poi questo potere che vorrebbe che tutti non pensassimo. E infatti ha venduto 1,5 milioni di copie, cioè tutti canzone. Mi fa piacere che loro non ricordino questa, mi dispiace che non ricordino, e li capisco, anche una canzone come L'anno che verrà, perché in realtà era una canzone amara, ambigua, era una canzone che parlava anche tra le righe del sequestro Moro, cioè quando ancora c'era la possibilità di discutere con la gente che ti comprava. Cioè è chiaro che si compravano i dischi, ma io quando compravano il mio disco, il mio sogno era che nello stesso momento che lo compravano lo discutessero, e c'era un altro tipo di ascolto che oggi non è più consentito. Veramente, quando parlo di X Factor, ma sembra una trasmissione di deficienti, ma veramente, ragazzi, quando parlo del Grande Fratello è veramente come mettersi dell'eroina veramente in un occhio. E quando guardiamo Amici, quando guardiamo il telegiornale, allora io dico, non rinunciate a questo tipo di società visto che ne fate parte, ma discutetela, combattetela. E allora, se tu sei maestro loro, è giusto che tu li metta sull'avviso, ma è anche giusto che ti viene qualcosa di diverso da quello che vedono tutti i giorni e glielo proponi. Cioè, la non conoscenza sembra una distrazione di quelli che ne sono vittime, ma è soprattutto una distrazione dei loro maestri. Per fortuna che c'è nascosta nell'anima anche più confusa un qualcosa di vitale, che è l'insegnamento di Cristo, che non è l'insegnamento del Papa, di questo o di quell'altro, che dice che attraverso la privazione si riesce a capire il mondo, non attraverso la pubblicità. Quindi rifiutando i grandi segnali, certo che è facile, ognuno di voi potrebbe dire, certo che tu sei un uomo di successo, c'hai le macchine, c'hai le case, noi dobbiamo abituarci alla privazione, non dobbiamo essere costretti a comprare tutto quello che ci dicono di comprare, perché comprare è il minimo, vabbè, ci portano via 2 soldi, ma aderire ai loro segnali è delittuoso. Cerchiamo di capire veramente chi ci mette la supposta dietro, cerchiamo di capire le intenzioni, e non, guardate, vado oltre, non parlo neanche di malignità, non c'è dubbio che il potere è una cosa deprecabile sempre, qualsiasi tipo di potere, di sinistra, di destra, di sopra, di sotto. Ecco, noi dobbiamo essere in qualche modo, perlomeno desiderare di esserne esenti noi come protagonisti. Io non voglio avere il potere su nessuno, cioè mi fa orrore questo tipo di patrimonio, questo conto in banca, ma non perché mi spaventa l'economia, certo che se dovessi scegliere tra essere ricco e povero cercherei di essere più ricco che povero, però la povertà spesso non è così umiliante come la ricchezza. Cioè la ricchezza è veramente un'umiliazione per chi ha un attimo di possibilità di riflettere che cosa significa avere qualcosa che gli altri non hanno. È terribile. Grande fiducia nelle possibilità che ognuno di noi ha anche di modificare il mondo. Questo è bello. Noi possiamo veramente modificare il mondo. Però per modificarlo in senso buono dobbiamo averne un grande rispetto, e soprattutto noi artisti, tra virgolette, dobbiamo avere un grande rispetto di chi? Di quelli che vivono al mondo, che sono gli esseri umani, quindi non siamo proprio unti dal Signore,
siamo un'espressione del collettivo, dell'anima collettiva che pulsa in continuazione, ma dobbiamo avere anche un senso di responsabilità che non ci vieti di sbagliare, perché è bellissimo sbagliare. Se non sbagliamo vuol dire che non proviamo a fare, quindi se non proviamo a fare non sbagliamo, se stiamo fermi siamo veramente quelli che il potere vuole che siamo, degli animali da mungere, oltre che delle scimmie da ipnotizzare.